Abbiamo un'interrogazione presentata per, speriamo, il prossimo Consiglio regionale come question time, in quanto la Regione Toscana, pur avendo tutte le competenze, secondo noi, per identificare e pianificare nelle zone di stretto la sanità stessa, ha, sembrerebbe, in qualche modo commissionato a Federsanità ANCI la pianificazione appunto dei servizi sanitari nelle varie zone di distretto. Noi riteniamo che sia uno spreco di risorse commissionare ad altri, perché da quello che ci risulta per ogni zona di distretto sono alla fine 26 con i vari accorpamenti. Federsanità ANCI ha fatto un'ipotesi di 35.000 euro di progetto per ogni zona distretto, per 26 vuol dire 910.000 euro, quasi un milione di euro. Chi sono i referenti e i presidenti di Federsanità ANCI in Toscana? Sono i direttori generali. Uno è Enrico Desideri, uno è Maino. Enrico Desideri, direttore generale dell'area vasta sud-est, e Maino invece direttore della programmazione addirittura dell'area vasta nord-ovest, soggetti che hanno sempre fatto i direttori generali, che sono pagati per fare la pianificazione. E che si fa? Si paga una struttura della quale loro sono presidenti, è una struttura a cui partecipano le ASL insieme ai comuni. Si ritiene che sia una cosa scandalosa, se così fosse. L'interrogazione va proprio verso questa direzione. In Toscana c'è l'Agenzia Regionale di Sanità, c'è il MES del Sant'Anna, che hanno delle competenze dal nostro punto di vista straordinarie, in grado di fare questo tipo di studio di fattibilità, di progettualità. Lo stesso Dipartimento della Salute ha a disposizione fior fiori di soggetti pagati per poterlo fare. Che si debba commissionare ad altri, sinceramente è come dire, poco accettabile. Quindi speriamo che ci si sbagli.